Benissimo, allora buonasera a tutti, grazie per essere qui tutti in compagnia, facciamo questa chiacchieratina sui terremoti e grazie a queste associazioni che hanno gentilmente fatto l'invito a parlare in questa occasione, che ringraziamo moltissimo e che ringraziamo soprattutto il dottor Borghi, che io apprezzo particolarmente perché è una delle persone che in Italia... si sta dando parecchio da fare per una cosa che secondo me è fondamentale, cioè quella di incentivare la diffusione delle conoscenze scientifiche in tutti i sensi, che secondo me farebbe un sacco di bene per far crescere il paese. Quindi questa sera ci occuperemo un po' di terremoti e lo facciamo però non in modo così semplicemente culturale, ma cercheremo di ottenere qualche informazione che ci può in qualche modo aiutare a difenderci meglio dai terremoti, perché io faccio fatica a sopportare in televisione che ci sono certe chiacchierate che poi non si capisce bene cosa servono, perché in fondo i terremoti sì, ci interessano, nel senso che come fenomeno un pochino fastidioso, di cui vediamo i suoi effetti disastrosi, ma la cosa che ci interessa di più è capire come fa, visto che non si può evitare, perché la natura in questo senso qui non lascia scampo, ma però perlomeno capire come fare a attenuare al massimo gli effetti di questo fenomeno naturale. Allora, stasera quella domanda che c'è qui è fondamentale, perché cioè, stasera cercheremo di capire perché bisogna farsi questa domanda e soprattutto cercare delle risposte. Perché dobbiamo in qualche modo capire dove colpiranno le prossime scosse? Perché questa è un'informazione che ci può aiutare molto a organizzare un piano di prevenzione in Italia, che è la cosa fondamentale, perché cioè, per difendersi dai terremoti lo sanno tutti come si fa, basta vivere in una casa di gomma, dopodiché i bambini si divertono tutte le volte che c'è un terremoto, ma basta che questa casa sia in grado di resistere agli scuotimenti che sono previsti in quella zona. Solo che per far questo c'è un problema grosso: in Italia ci sono un sacco di edifici che, essendo stati costruiti in epoche remote, ovviamente non hanno i requisiti per resistere, e quindi bisognerebbe mettere in sicurezza tutto il patrimonio edilizio italiano che non ha questi requisiti. Solo che sappiamo benissimo che per fare una cosa del genere ci vorrebbero delle quantità enormi di risorse che non abbiamo, centinaia e centinaia di miliardi, per mettere, anche limitandosi solo alle cose strategiche. Quindi è un problema che è molto più grosso di quello che noi possiamo affrontare in tempi brevi. E allora cosa succede? Che, quindi questo è quello che più o meno ho detto adesso, e il fatto che in pratica in Italia non si riesca a organizzare una cosa di questo tipo, a organizzare cioè un piano di prevenzione che ci possa in qualche modo mettere al sicuro dei terremoti, è dovuto a un problema preciso, e cioè che non abbiamo le risorse per farlo su tutto il paese, e quindi bisognerebbe farlo in modo molto graduale, cioè dedicando, cioè, perché se non si comincia mai, ovviamente è un problema che rimane continuamente risolto. E allora bisogna fare in modo che uno comincia in qualche zona o con qualche strategia, dopodiché nel tempo bisogna prevedere un progetto che ovviamente deve essere molto lungo e quindi deve essere sviluppato in tempi molto molto lunghi. E quindi quello che ci interessa da vicino è capire dove si comincia e come si prosegue. Perché? Perché a seconda di dove cominciamo, dove mettiamo, perché se noi decidiamo di stanziare, non so, una cifra iniziale per cominciare a sviluppare questo progetto, poi dobbiamo decidere dove. Li distribuiamo, abbiamo 2 lire, li distribuiamo su tutto il territorio italiano,
Oppure li concentriamo in certe zone? Quali? È evidente che se noi li mettiamo, li impieghiamo in zone che sono destinate a subire dei terremoti nelle prossime decine di anni o centinaia di anni, evidentemente quei soldi che abbiamo speso non saranno estremamente fruttiferi. Se invece in qualche modo riusciamo ad avere qualche indicazione su dove saranno le prossime scosse, è evidente che la cosa sarà molto più efficace. Per cui è fondamentale sapere dove bisogna cominciare. Ma per sapere dove cominciare bisogna in qualche modo riuscire a ottenere delle informazioni su dove andranno a colpire i prossimi terremoti. Cioè, se noi avessimo queste notizie da qualcuno che è capace di tirarla fuori da qualche algoritmo o conoscenza particolare, avremmo una grossissima agevolazione a risolvere il problema di difendersi dai terremoti, perché andremo a concentrare poche risorse dove è più urgente, e quindi lì questo vuol dire salvare delle vite umane, ridurre i danni e così via. Per cui questo è, diciamo, il problema principale. Ma per risolvere questo problema abbiamo già capito che se qualcuno ci dicesse dove colpiscono i prossimi terremoti, dove è molto probabile che colpiscano i prossimi terremoti, avremo dei grossi vantaggi. Ma il problema quindi si sposta a capire se siamo in grado di ottenere queste informazioni. Allora, bisogna dire che fino a poco tempo fa la speranza di ottenere di sapere dove i terremoti andranno a colpire era molto scarsa. Perché? Perché c'erano stati un sacco di tentativi fatti, scritti, con delle scadenze ben precise che hanno dato dei risultati assolutamente deludenti, il che porta a pensare che non siamo in grado di capire dove i prossimi terremoti andranno a colpire. Però tutte queste previsioni sono state fatte con il metodo che è evidentemente poco adatto a studiare i terremoti. Perché? Perché sono previsioni di tipo statistico, che sono basate su delle assunzioni che non sono realistiche per i terremoti. Cioè, se uno vuole studiare con queste tecniche l'uscita dei dadi o le stazioni del lotto, che sono effettivamente tutti eventi casuali e indipendenti, allora va benissimo. Ma se uno vuole studiare i terremoti con questa cosa, è evidente che non può ottenere dei risultati interessanti, come del resto ha dimostrato tutta la serie di tentativi che sono falliti miseramente. Per cercare di capire i prossimi terremoti dove colpiranno, bisogna seguire il metodo che è il più comune nelle scienze fisiche e anche in generale, e che è quello deterministico. Cosa vuol dire deterministico? Vuol dire che bisogna capire quali sono le cause del fenomeno che ci interessa, ricostruirle bene e adoperarle per prevedere il fenomeno, come si svilupperà nel tempo. Allora, questa tecnica deterministica è conosciuta da tutti quanti in modo estremamente preciso, ma degli scienziati che la usano continuamente, ma è facile da capire di che cosa sto parlando, perché il campo, diciamo, che è, diciamo, di fianco a quello che ci interessa, che è quello delle previsioni meteorologiche, l'ha utilizzata già da molto tempo. Gli studiosi di questo settore sanno benissimo che se vogliono capire come l'atmosfera si sviluppa, bisogna capire bene quali sono le sue proprietà e come dipende dai vari parametri che la caratterizzano, come pressione, temperatura e così via. E quindi hanno capito che, conoscendo lo stato del sistema in un certo momento e misurando i parametri, temperatura e pressione, con satelliti artificiali, con palloni sonda, si riesce a sapere da dove parte il sistema, e poi l'evoluzione del sistema viene simulata con degli algoritmi conosciuti che ci dicono quali saranno le condizioni in un momento successivo. E queste sono le previsioni che vediamo tutti i giorni per televisione e che hanno una buona attendibilità, cioè, a parte le polemiche che si possono fare, ogni tanto ci sono degli errori, però hanno ottenuto delle attendibilità a questi tipi di previsioni che sono assolutamente soddisfacenti. Quindi non ci sono dubbi che il metodo deterministico funziona bene.
È chiaro che applicarlo ai terremoti non è che sia altrettanto semplice. Perché? Perché i terremoti, eccomi, i terremoti riguardano un fenomeno che si sviluppa nel sottosuolo, cioè a decine di chilometri di profondità, e quindi in una zona che conosciamo molto meno dell'atmosfera. Per cui è evidente che il problema è un pochino più complicato di quello di prevedere cosa ci sarà nel cielo i prossimi giorni. Ma questo non vuol dire che non ci si possa provare. La prima cosa da fare ovviamente è cercare di capire quali sono i processi che generano i terremoti. E i processi che generano i terremoti lo sappiamo bene cosa sono. Sono i processi tettonici, cioè le deformazioni delle rocce che nelle zone che ci interessano sono prodotti dalle forze tettoniche e che piano piano portano le rocce a dei livelli di deformazione a cui a un certo punto non riescono più a resistere e si frantumano, e quello è un terremoto con le onde sismiche che poi vanno a produrre le distruzioni in superficie. E quindi prima cosa da fare per cercare di capire perché avvengono i terremoti e perché avvengono, soprattutto perché avvengono in certe zone, in certi momenti, bisogna prima di tutto capire qual è il quadro tettonico di una certa zona. Allora, cominciamo a considerare la zona mediterranea centrale, in cui siamo assolutamente ben inseriti. E questa zona è caratterizzata da una piastra che è un pezzo di Africa che si chiama Placca Adriatica. Allora, questa qui è un promontorio dell'Africa, del continente africano, che spinto dall'Africa cerca di insinuarsi in mezzo a queste catene che la circondano, cioè le Ellenidi, le Dinaridi, le Alpi, gli Appennini, e quindi questa interazione di questa placca, che è un corpo solido abbastanza integro, produce le deformazioni e quindi i terremoti che noi conosciamo in tutte queste regioni. Allora, che ci sia una stretta correlazione tra il movimento di questa placca e la distribuzione dei terremoti, direi che è dimostrato in modo molto chiaro per chiunque, anche se non è un sismologo finito, perché si vede che tutti i terremoti che qui sono rappresentati dai palini rossi sono distribuiti nelle zone che circondano questa placca. Per cui è lei la responsabile di tutto questo, non è che dobbiamo andare a cercare dappertutto. Sicuramente lei, quindi sappiamo perché avvengono i terremoti e perché avvengono in certe zone e non in altre. E questo è già un bel pezzo di formazione. Chi ha capito questo sa già che non si aspetta di avere molti terremoti nelle zone che non sono implicate in questo meccanismo. In Sardegna c'è poca sismicità, in altre zone in Italia ce ne sono poche delle altre zone che sono liberi da questo fatto. Perché? Perché noi siamo lungo il bordo occidentale di questa placca. Altri terremoti ci sono nelle Alpi, che è lungo il bordo settentrionale, nella zona delle Dinaridi e delle Ellenidi, perché lì la placca adriatica interagisce con un altro sistema che è molto deformativo, che è lo spostamento dell'Anatolia, cioè della Turchia e dell'Egeo, che va a scontrarsi con l'Adriatico. Quindi in questa zona qua c'è tutta la sismicità dovuta allo scontro tra questi due sistemi. Però, per quello che ci interessa, visto che noi fra l'altro abitiamo lungo un bordo di questa placca, è la sismicità che interessa la regione italiana. E noi siamo un settore di questo sistema che cerca di spostarsi. Allora, questo abbiamo detto che ci spiega perché i terremoti avvengono in certe zone e non in altre. Ma noi ne vogliamo sapere di più per cercare di rispondere alla domanda che ci siamo fatti all'inizio. E noi vogliamo sapere dove colpiranno le prossime scosse. E quindi per far questo, per cercare di ottenere delle risposte a questa domanda, dobbiamo non solo capire perché i terremoti avvengono in certe zone, ma perché i terremoti avvengono con certe successioni temporali
e in certe zone. E allora come si fa? Bisogna capire come si sviluppa la sismicità nel tempo, oltre che nello spazio. E per far questo bisogna capire qual è il meccanismo che si sta sviluppando in questa regione mediterranea centrale. Allora, abbiamo già detto che questa placca adriatica si sposta, interagisce con le zone circostanti e provoca il terremoto. Ma perché quella placca si sposta? Perché è spinta dall'Africa e perché è spinta dal sistema dell'Anatolia, dell'Egeo, che si può sintetizzare in questa figuretta. Cioè, quindi questa placca adriatica subisce delle sollecitazioni da parte del sistema africano, che cerca di spostarla circa verso nord, e dal sistema anatolico-egeo, che la spinge, e quindi nella morsa di questi due motori la placca adriatica cerca di sfuggire verso nord, grosso modo. E come è collegato questo meccanismo che abbiamo sintetizzato in questo modo con la distribuzione dei terremoti? È collegato nel senso che sotto la sollecitazione di queste due forze tettoniche questa placca si deforma progressivamente e lentamente, perché ci mette decine, certe volte anche centinaia di anni per arrivare a sismicità. Ma l'inizio di questo processo, perché questo processo si sviluppa continuamente, ma ipoteticamente supponiamo di essere all'inizio, e questa spinta e questa cosa fanno? Provocano delle deformazioni nella parte più meridionale della placca adriatica e quindi provocano delle grosse deformazioni lungo i bordi più meridionali di questa placca, che corrispondono da una parte alla Calabria e dall'altra alla catena delle Elenidi. E in queste due zone si accumula lo sforzo, cresce fino a che diventa talmente elevato che le rocce cominciano a fratturarsi. E quindi questa situazione di sforzo e di deformazione molto pesante si traduce in sismicità, che qui è sintetizzata da queste scosse, che corrispondono anche abbastanza a dove si verificano le scosse vere, ma che però insomma indicano che queste due zone, dopo essere state deformate, si frantumano e vengono colpite da terremoti. Qual è l'effetto di questi terremoti? Cioè, un terremoto che cos'è? È un scorrimento lungo delle faglie. E quindi questi terremoti cosa servono? Servono a liberare un po' questa parte meridionale della placca adriatica dalle zone circostanti. E quindi in seguito a questo... Ah, io qui sono andato avanti di un passo, perché non... intanto perdo il passo qua, e questi disaccoppiamenti che ci sono stati in queste due zone hanno permesso a questa parte adriatica di accelerare, cosa che prima non poteva fare perché era bloccata. Questa accelerazione cosa fa? Provoca quindi un aumento di sforzi, di deformazioni nei settori un pochino più a nord della placca adriatica, cioè nel binario meridionale e apennino meridionale, che poi piano piano si trasformano in sismicità, e quindi dopo questi disaccoppiamenti nuovi questa parte di Adriatico accelera e cosa fa? Va a mettere in crisi, va a mettere sotto sforzo i settori più settentrionali della placca, che adesso arriva, ecco, no, caro, vabbè, abbiamo esagerato, ecco, va a mettere sotto sforzo i due bordi più settentrionali della placca, cioè i binari settentrionali, l'Appennino centro-settentrionale, e quando questi si trasformano in sismicità, poi la stessa accelerazione interessa la parte più settentrionale dell'Adriatico, che va a mettere in crisi, sotto sforzo, la zona delle Alpi orientali, che è la zona dove la placca adriatica si infila sotto le Alpi. È un processo molto faticoso e complicato, ma che però ogni tanto si traduce in una scossa, cioè in uno scorrimento, e quando questo avviene, cioè quando queste zone diventano oggetto di sismicità, cosa succede? Che l'Adriatico fa l'ultimo passo. E questa migrazione che abbiamo visto che avviene non continuamente, ma avviene come con un movimento da bruco, cioè prima fa un piccolo passo, dopodiché cerca di fare il prossimo e poi dopo fa tanti altri passi finché non è riuscito a fare muovere l'Adriatico tutto insieme.
Siccome ogni grosso terremoto, che diciamo da magnitudo da 6,5 a 7,5, corrispondono a degli scorrimenti lungo le faglie che vanno da un metro a oltre 2 metri, dopo una sequenza di terremoti di questo tipo, la placca adriatica è riuscita a spostarsi circa verso nord di qualche metro. E quindi questo è il modo in cui questo sistema riesce a far spostare, con queste sollecitazioni, riesce a far spostare questa placca e a muoverla lentamente. Quindi pensate che questo processo ci mette circa un paio di secoli a svilupparsi completamente. E questo, il risultato di tutto questo è uno spostamento di un paio di metri. Quindi questo sta a indicare quali sono le velocità di questi processi che si sviluppano. Allora, questa interpretazione che abbiamo fatto potrebbe anche essere una cosa fantasiosa, cioè che uno è ragionevole, è abbastanza comprensibile, ma che però a un certo punto tutte le teorie in qualche modo devono essere sottoposte a controllo, a verifica. E come si fa a verificare che quest'idea che abbiamo sintetizzato nella ricostruzione precedente sia una cosa ragionevole, realistica? Bisogna andare a vedere se riesce a spiegare delle cose osservate. Questa è la teoria deterministica che è stata adoperata in tanti esempi, in tanti esercizi fatti in laboratorio, in cui uno pensa che le cose vadano in un certo modo e poi guarda, misura per vedere se è vero. E qui che possibilità abbiamo per vedere se è vero? Bisogna vedere se la distribuzione dei terremoti lungo queste zone ha effettivamente qualche aspetto che possa essere reso, ritenuto compatibile con le descrizioni che abbiamo fatto prima. Allora bisogna separare, cioè dividere tutto il bordo di questa placca, cioè tutti i bordi che sono le dinari meridionali, le dinari settentrionali e le Alpi, e poi i tre settori della catena appenninica, nord, centro e sud, e poi la Calabria. Questi settori, in ognuno di questi settori noi abbiamo ricostruito l'andamento della sismicità, che in ordinata, qua, cioè l'altezza di queste barrette, che sono una ogni anno, è corrispondente alla sismicità che c'è stata in quell'anno. E quindi, cioè, al numero di terremoti e alla loro magnitudo, uno ha un'altezza corrispondente praticamente all'attività sismica che c'è stata nell'anno corrispondente. E si vede che la distribuzione di questa sismicità in questo periodo, che va dal 1400 fino ai giorni d'oggi, come vedete, ha prodotto dei periodi di grande sismicità e dei periodi invece di bassa sismicità, seguiti da di nuovo a fasi di grossa attività sismica e poi così via. Poi le altre, questa qui è la zona delle Elleniti, nella zona dell'arco calabro, che è dall'altra parte della placca, si vede che invece i periodi di grossa attività sono molto più brevi e i periodi di bassa attività sono molto più lunghi. Quindi, cioè, dipende dalla zona, il rilascio di terremoti ha delle caratteristiche diverse. Però si vede che grosso modo questo discorso di periodi di attività alternati con periodi di quiescenza interessa tutte le zone che abbiamo considerato peri-adriatiche. Allora, una cosa che va notata è che le fasi di alta attività tendono a verificarsi con un certo ritardo man mano che ci spostiamo verso nord nella placca adriatica. E queste fasi sono state colorate di verde, le abbiamo messo della vernice verde sopra per mettere in evidenza questo fatto. Per esempio, questa sequenza è cominciata intorno all'inizio del 1600 e poi si è lentamente propagata nelle altre zone fino ad arrivare al bordo settentrionale intorno alla seconda metà del 1700. Qualcosa di analogo si è verificato con questa altra sequenza evidenziata in giallo, che è cominciata verso la fine del 1700 ed è arrivata all'inizio del 1900
nelle parti più settentrionali, e poi c'è un'altra sequenza che è estremamente interessante perché è ancora in atto, cioè ha praticamente sviluppato la sismicità delle parti meridionali, ma deve ancora svilupparsi completamente in quelle più settentrionali. Allora, adesso vediamo, qui questo mette in evidenza la sequenza verde e poi la sequenza gialla e poi la sequenza blu, che è quella che mi ha detto che è ancora da terminare, da completare. Per capire un po' meglio questo discorso vediamo anche la distribuzione dello spazio che corrisponde a queste sequenze, perché questa sequenza, quella che la prima, che è quella verde e che viene messa in corrispondenza da questa freccia, poi c'è questa distribuzione che corrisponde alla sequenza gialla e l'ultima corrisponde, questa distribuzione corrisponde alla sequenza blu. Da quest'ultima, dalla distribuzione spaziale dell'ultima, si riesce a vedere in modo molto più chiaro quello che ho detto prima, e cioè che ha già colpito in modo piuttosto pesante le zone meridionali, ma deve ancora svilupparsi nelle zone settentrionali. Ecco, questa ricostruzione che abbiamo fatto, penso che qui non ci sia bisogno di essere dei sismologi finiti, di avere dei genitori che avevano un grosso passato su questo settore. Qualunque persona con un po' di logica riesce a capire che se questa è la tendenza della sismicità a distribuirsi lungo le zone periadriatiche e l'ha già fatto in alcuni casi e ha già cominciato a farlo in un caso che è quello attuale, è abbastanza facile concludere che c'è una probabilità più elevata di avere delle scosse nelle parti settentrionali, cioè l'Appennino centro-settentrionale, le Alpi e nelle Dinariche settentrionali, rispetto alle zone meridionali. Cioè, queste zone qua sono più in pericolo, non in modo sicuro, perché i terremoti sono degli aggeggini che fanno sempre quello che pare a loro, quindi è difficile prevedere esattamente cosa succede. Potrebbe verificarsi qualche altra scossa in questa zona, perché non ha ancora finito di deformarsi e di rompersi. Ma però, in linea generale, è più probabile che avvengano terremoti in queste regioni qua che non in quelle che sono già state colpite e che si sono già disaccoppiate. L'Adriatico lì è già riuscito a svincolarsi dai suoi vincoli laterali e si è già mosso e quindi è andato a mettere sotto pressione queste zone. E guarda caso, i terremoti che ci sono stati negli ultimi 30 anni qui in Italia sono stati tutti in queste zone. Quindi, e queste diciamo sono distribuzioni che riguardano gli ultimi secoli, quindi cioè gli ultimi 30 anni sono effettivamente la cosa che... Allora, questo qua, cioè queste sono le zone dove per lo stesso motivo si può ritenere che la probabilità dei terremoti sia più bassa di quella che c'è nelle zone settentrionali. Allora, quelle che abbiamo visto adesso, cioè questo discorsetto, è solo una delle indicazioni che ci permettono di fare delle previsioni. Cioè, quando abbiamo detto all'inizio, siamo in grado di dire dove colpiranno i prossimi terremoti? No, perché con le previsioni statistiche abbiamo visto che non ci si riesce. Fanno delle previsioni, danno dei risultati che non sono mai coincidenti con lo sviluppo reale della sismicità. Avete bisogno di usare delle tecniche deterministiche, e abbiamo visto cosa vuol dire una tecnica deterministica. Significa basata sulla conoscenza della tettonica che c'è in questa zona, di come la tettonica influenza il modo di svilupparsi nello spazio e nel tempo delle scosse, e attraverso questo tipo di ragionamento siamo in grado di dire è più probabile che venga un terremoto in queste zone che non in queste, e questa è una previsione. È chiaro che non è che questo vuol dire che prossimo punto che sarà colpito dai terremoti è quello, ma siamo assolutamente in grado di farlo, e neanche siamo in grado di fare una previsione sul tempo, di dire questo chi avverrà fra un anno, fra 2 mesi e 3 giorni,
No, assolutamente, nel tempo poi è la cosa più difficile di tutto. Però sarebbe già sufficiente che riuscissimo a restringere le zone prioritarie su cui intervenire, che questo già ci creerebbe un vantaggio enorme nello sviluppo di un piano di prevenzione. Ma oltre a queste indicazioni un po' così generiche che vi ho fatto vedere, il tempo molto ristretto, ci sono tante altre cose che vi dovrei dire, indicazioni collaterali che ci permettono di fare delle previsioni un pochino più precise, ma che ovviamente qua non vi dico, perché la cosa importante è capire un po' com'è organizzato questa metodologia. Quindi un'altra cosa che è facile da dire è, per esempio, l'idea che queste zone siano un pochino più esposte ai terremoti può venire anche dando un'occhiatina a come si sviluppa la sismicità minore, perché come sapete, se qualcuno di voi si è mai così avventurato nel vedere quali sono stati i terremoti che ci sono stati oggi o nei giorni scorsi in Italia, c'è un sito che si può navigare su internet, e che è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Vulcanologia di Roma, che tutti i giorni mette le scosse che ci sono state, ma che sono per la maggior parte inferiori a 2 o leggermente superiori a 2 di magnitudo, quindi c'è scosse che non si sentono neanche, grazie a Dio, perché tutti i giorni se ne è un bel po', quindi se le sentissimo magari passeremo delle notti un po' agitate. Invece tutti questi terremoti che si chiamano sismicità minore sono in numero estremamente elevato. Se uno va a vedere, per esempio, ogni colonna significa che questi sono tutti i terremoti che ci sono stati nelle zone A, B, C, D, E, che sono qua, tutti i settori italiani, nel periodo che riguarda il 2017 e il 2018. E come si vede che nella zona A sono venute 77 scosse di magnitudo maggiore di 2, nella zona B ne sono venuti 44, nella zona C ne sono venuti 166, e nella zona D, che è quella dell'Appennino centro-settentrionale, che è quello che per vari motivi si può ritenere la più esposta, e guardate che razza di numeri che ci sono, che sono anche molto superiori a tutte le altre zone dell'Italia. La stessa cosa se guardiamo nel periodo del 2015-2016 e così via. Cioè, come vedete, in questa riga qua, che corrisponde a questa zona qui, ci sono sempre più terremoti che non in altre zone. Allora, nonostante che gli scienziati sismologi non abbiano ancora capito che connessione c'è tra la sismicità minore e le scosse forti, perché in certi casi c'è molta sismicità minore e viene un terremoto forte, in altri casi ci sono tanti terremoti piccoli che durano magari un anno e poi non viene niente, e quindi non è un problema risolto, il problema è che non lo sa ancora nessuno. Però in linea di massima, se voi avete in casa un armadio che scricchiola, è difficile non pensare che è più sollecitato magari del comodino che non dice mai niente. E quindi se c'è una zona che scricchiola molto di più delle altre, che si frattura molto di più delle altre, anche se con faglie molto piccole, vuol dire che in qualche modo è più sollecitata delle altre, e quindi è anche più probabile che sarà poi colpita da scosse forti. Ma difatti terremoti forti negli ultimi 10 anni sono avvenuti nelle zone più o meno, e anche 20 e 30 anni, perché dal 1979 con Norcia, e poi c'è stato Gubbio nel 1984, e poi c'è stato Colfiorito nel 1997, e poi c'è stata L'Aquila nel 2009, le zone qua vicino nel 2012, le zone della Primula Padana, e poi quelle del 2016-17, e tutte sono più o meno intorno a queste zone qua. Per cui, diciamo, questi indizi che noi abbiamo raccolto oggi sono piuttosto, mettendo tutto insieme, non solo le cose che vi ho detto, ma anche tutte quelle che uno dovrebbe andare a considerare, la configurazione che viene dalla zona che si ritiene più esposta è più o meno questa qua, con tutte le zone sismiche che contiene. E, per esempio, le ultime due crisi sismiche hanno colpito zone che appartengono a questa previsione.
comunque, come ho già detto, per evitare che ci siano malintesi, tutte queste previsioni sulla zona che sarà colpita con le prossime scosse, non si può assolutamente dire niente sui tempi. Quindi nessuno è in grado di fare delle previsioni se tutto questo succederà domattina o tra 10 o 20 anni, perché è molto complicato. Quindi sono solo cose che ci permettono di fare, di avere, diciamo, dei grossi vantaggi nella realizzazione di piani di prevenzione. Perché tutto quello che possiamo fare, ma che non è mica poco, se noi riusciamo a capire dove impiegarle, le risorse che abbiamo, sarebbe un risultato eccezionale. Quindi non c'è bisogno di fare delle previsioni di quando le cose devono avvenire, basta essere in grado di capire le prudenze come vanno organizzate. Ecco, per il momento mi fermo qui su questo discorso. E c'è un altro aspetto della, della difesa dei terremoti in Italia su cui ci sono molti margini di miglioramento, perché rispetto a come era trattato una volta le cose sono molto migliorate. Adesso ci sono le carte di pericolosità con cui uno dovrebbe avere indicazioni su cosa ci si aspetta in una certa zona, perché uno deve fare una casa, dice bene, in questo punto qui che tipo di scosse mi posso aspettare, e allora queste carte gli devono dire cosa può succedere in quella zona, e questo gli dà delle indicazioni per capire che tipo di interventi edilizi deve fare perché gli edifici resistano agli scuotimenti previsti. E quindi il ruolo di queste carte di pericolosità è molto importante, però c'è un problemino, che queste carte, che hanno più o meno questo aspetto, in molte regioni italiane sottovalutano il rischio sismico. Queste carte, che sono realizzate e espresse in termini di accelerazione, che è in termini di frazioni della gravità, cioè 0,275 vuol dire che è in questa zona ci si aspetta di avere delle accelerazioni del suolo che sono circa un quarto di quelle della gravità che tutti conosciamo. Poi nelle zone rosse questa accelerazione è più bassa, nelle zone arancione ancora più bassa, poi in quelle gialle cresce ancora, cala ancora, fino a quelle verdi dove l'accelerazione sono molto più basse. Solo che espresse in termini di accelerazione, allora, per i tecnici di questo settore ovviamente è un parametro che conoscono bene e che quindi gli dice molto, ma per la maggior parte delle persone, se io gli parlo in termini di accelerazione, non è facile dire guardate che lì c'è un'accelerazione di 0,2, allora, cioè non esiste una conoscenza precisa di quali sono gli effetti di un'accelerazione. Per capire meglio questo discorso è molto più facile seguirlo con delle mappe, con delle traduzioni di quelle mappe che sono trasformate in intensità Mercalli, perché intensità Mercalli è un po' più facile capire cosa succede. Con un'intensità di 8 Mercalli siamo al limite tra il pericoloso e non pericoloso, con un'intensità 9 può succedere che ci sono dei danni abbastanza consistenti, intensità 10 o 11 rimane poco in piedi. Allora, con un'intensità 8, che è quella che è già al limite tra pericoloso e non pericoloso, come vedete, la traduzione delle carte precedenti, quella carta che abbiamo visto qua, si può tradurre in una carta di questo genere con degli appositi coefficienti di trasformazione che sono fatti dalle stesse persone che hanno fatto quelle altre carte. Quindi non ci sono, diciamo, dei trucchi nel passaggio da una carta all'altra. Però questa carta qui ci permette di capire una cosa molto importante. Per due regioni che io adopero come esempio, che sono quelle dell'Umbria e delle Marche. E si vede che da questa mappa qua, che cosa si dice questo colore? Ci dice che la maggior parte del territorio dell'Umbria e delle Marche c'è una probabilità molto piccola che l'intensità nei prossimi 50 anni, quindi quasi la vita di una persona, superi il grado 8. Quindi queste mappe, che sono quelle ufficiali, sono quelle che si trovano
quando uno deve andare a operare in una certa zona, e ci dicono questo fatto qua, cioè che in Umbria ci si aspetta che non, nei prossimi 50 anni non avvenga nessuna scossa che produce dei danni superiori al grado 8, il che significa che non sono previsti crolli, perché un grado 8 non fa crollare le case, a meno che non siano fatte di cose particolarmente deboli. E quindi le previsioni su queste due regioni sono estremamente ottimistiche, il che può indurre la gente a spendere dei quattrini per fare altre cose, è meglio usarla per farsi la dentiera che spenderla per difendersi dal fatto che possa venire qualche crepa di qua e di là. Se la realtà, se la previsione è questa, non ci sarebbe da preoccuparsi moltissimo, 50 anni sono abbastanza lunghi. Allora, e quindi, cioè, questo per esempio è un'immagine di una casa che ha subito delle sollecitazioni capaci, che ha subito, diciamo, dei danni di grado 8, quindi come vedete ha delle crepe, ma non è crollata, quindi non è morto nessuno, la gente ha fatto in tempo a uscire, ha tirato qualche moccolo perché ha visto la casa ridotta un po' così con qualche rovina, ma insomma non è una intensità 9 dove cominciano a verificarsi dei crolli, o intensità 10-11 dove rimane poco in piedi. E quindi se le previsioni fossero queste, non abbiamo da preoccuparci più di tanto, e quindi la gente è portata a non occuparsi molto di questo problema. Allora, questa previsione però è poco compatibile con la sismicità che ha colpito queste due zone, che è riportata con dei cerchietti blu che corrispondono anche al, cioè che hanno delle dimensioni corrispondenti alla intensità della scossa. E vi posso dire, per fare un po' la sintesi, che sia le Marche che l'Umbria hanno subito delle scosse, molte scosse, di intensità 9, 10 e in qualche caso anche 11. Allora, com'è possibile che con qualche algoritmo statistico estremamente sofisticato, intelligentissimo, cosa ho fatto? Si riesca a escludere che in quella zona lì si ripetano questi eventi? Com'è possibile fare questa previsione? Far stare tranquilla la gente? E difatti è andata in modo un po' diverso. Perché? Perché queste qui sono le zone che sono state colpite dai terremoti del 2016, i quali hanno prodotto dei danni classificati tra il grado decimo e il grado undicesimo, e non al grado 8. E quindi se uno ha ristrutturato la propria casa tenendo presente le carte di pericolosità ufficiali, sicuramente ha risparmiato dei soldi, però non è che abbia ottenuto delle cose molto soddisfacenti. Noi siamo stati contattati da tecnici che hanno operato in quelle zone e che avevano letto le nostre pubblicazioni con delle carte alternative che abbiamo fatto per la regione toscana e nei quali invece avevamo previsto che lì c'erano la possibilità di avere 10-11. E hanno detto che hanno usato le nostre carte per fare gli interventi e le case su cui loro hanno operato non hanno avuto problemi col terremoto, cosa che invece molte altre case hanno avuto dei problemi. Questo per dire che questo è un esempio. Queste sopravvalutazioni, sottovalutazioni, diciamo, del rischio sismico avvengono in altre regioni. E le carte alternative che dicevo sono quelle in cui uno prevede che in un comune si possono verificare quelle scosse che si sono verificate in passato. Quindi è un metodo semplicissimo, alternativo ma semplicissimo. Cioè non c'è bisogno di fare delle cose statistiche sofisticate, super galattiche. Basta andare a prendere il catalogo e dire bene, in quella zona lì sono stati i 9, allora bisogna pensare che un 9 può tornare. E quindi è una cosa semplicissima, che però è molto più prudente rispetto a fare delle previsioni ottimistiche che poi si rivelano molto sottovalutate rispetto alla realtà. Quindi queste sono le mappe che abbiamo fatto per la regione toscana di quelle zone e quindi si vede che, se andiamo a vedere la corrispondenza, qua ci sono dei 10,
10 e 10, 11, che sono effettivamente le intensità che sono state registrate per i terremoti di quelle zone. E qui diciamo mi ha fatto vedere quello che vi ho detto prima, cioè, questa qui sarebbe la carta ufficiale, quella PSA significa le carte fatte dal Ministero, e qui abbiamo detto che era previsto al massimo di avere un 8. Invece in queste regioni noi con queste carte, che sono semplicemente più fedeli e coerenti con il catalogo dei terremoti ufficiali, avevamo previsto delle cose che sono state molto vicine a quelle che sono effettivamente avvenute. Allora, poi alcuni che sono intervenuti ad altre conferenze che abbiamo fatto su questa cosa sollevano il problema che tutto questo può essere confuso dal fatto che si considerano le intensità invece che le accelerazioni. Non c'è nessuna differenza, nel senso che se uno qui, senza farvi perdere troppo tempo, vi dico una cosa: questa curva verde è il valore di accelerazione, sempre espresso come frazioni della gravità, che è previsto dalle carte ufficiali, che ha questo andamento, cioè con questi massimi valori espressi da questo pianerottolo, e si vede che questi valori previsti sono molto inferiori a quelli che sono stati registrati in alcune zone dell'Umbria, Marche, e che hanno registrato delle accelerazioni che sono 4 o 5 volte più elevate di quelle che erano previste dalle carte. Quindi il discorso non cambia se uno parla di accelerazione. Un altro esempio che si riferisce ad una scarsa sensibilità per la priorità sismica, che riguarda delle zone che sono molto vicine a quelle dove ci troviamo noi adesso, sono i terremoti della Valpadana del 2012. Allora, in quel caso c'è stata una scarsa sensibilità che mette addirittura in imbarazzo sulla pericolosità che ci poteva essere in quella zona, che non è certo elevatissima, perché è evidente che nella Valpadana non c'è la pericolosità che c'è in certe zone italiane o anche extra italiane, ma che però non bisogna prenderla sotto gamba questa faccenda. E cioè, perché è imbarazzante questa cosa? Perché la maggior parte dei danni sono io che faccio queste cose. Non ti preoccupare, sì. Si vede che ci piglio contro. Scusate, non sono tentativi di simulare il terremoto. Comunque, per dire che i danni che si sono verificati in questa zona sono stati prodotti da una incredibile sottovalutazione, cioè una prudenza che non è stata adottata, che è micidiale, cioè di avere collegamento tra le strutture portanti e le coperture dei capannoni. Cioè erano liberi. E quindi con la scossa si sono mossi, e quindi le coperture non appoggiavano più sui portanti e sono crollate in testa alla gente. E si sono avute delle vittime e un sacco di danni che hanno messo in ginocchio una delle zone più industrializzate d'Italia per dei terremoti che in Giappone avrebbero adoperato per fare delle cose di una parca. E quindi questa è molto imbarazzante, questa cosa, perché? Perché evidentemente c'è una convinzione che la pericolosità sia più bassa di quella che è in realtà. Perché in queste zone qua, certo che non ci aspettiamo dei terremoti da 11, ma neanche dei terremoti che non riescano a fare oscillare per fare uscire i montanti dalle coperture. E quindi, dopo questo fatto, tutti hanno realizzato quei collegamenti, si sono comprati qualche bullone, sono andati in ferramenta, hanno detto mi dà qualche bullone che dovrei sistemare il capannone. Un mio amico che ha un capannone di medie dimensioni nella zona di Carpi ha fatto il tutto con 10.000 euro, ha messo in sicurezza tutto il suo capannone, quindi non erano delle spese enormi da dire vi evitiamo di rovinarvi per essere messi in sicurezza. No,
Adesso, se viene lo stesso terremoto adesso, non succede quasi niente. Ci sono ancora qualche casettina, poverina, che la gente non ha ancora avuto la possibilità di rimediare delle debolezze strutturali molto pesanti, ma a parte quelle, i capannoni non dovrebbero più subire niente. Io penso che non ci sia più nessuno in questa zona che ha il capannone scollegato e libero di muoversi. E quindi questa qui, diciamo, è un'altra. Quindi, conclusione di questa, di tutto questo pistolotto sulle carte di pericolosità è che le carte dovrebbero essere seriamente riconsiderate. E la Regione Toscana, che ci segue molto attentamente, è già un pezzo che adopera altre carte molto più e fa anche altre cose di cui parleremo fra poco. Va bene, allora, per la Regione Toscana abbiamo fatto non solo delle carte alternative, ma abbiamo fatto degli studi estremamente dettagliati di tutte le caratteristiche tettoniche della zona, perché cioè, non basta considerare i cataloghi, bisogna andare a vedere anche altri parametri, altre cose importanti per fare delle carte più realistiche possibili. E queste qui sono disponibili, sono riportate nel sito della Regione Toscana, quindi si possono scaricare facilmente. Dopodiché anche la Regione Emilia ha visto queste cose e anche con i tecnici della Regione Emilia abbiamo fatto una pubblicazione, che anche questa è disponibile anche questa sul sito della Regione Emilia. E poi, visto tutti i dati che avevamo raccolto per fare questi studi, li abbiamo adoperati anche per estendere la cosa alle altre due regioni limitrofe che ci sono in giro, cioè le Marche e l'Umbria. E anche in questo caso abbiamo fatto uno studio molto accurato con l'elaborazione di carte alternative di pericolosità basate sulle intensità massime, no? Sulle statistiche. E poi, recentemente, siccome sono stati pubblicati dei cataloghi aggiornati dei terremoti, sia dei terremoti e sia dei risentimenti che ci sono stati di questi terremoti in tutte le zone italiane. E allora abbiamo approfittato di questa cosa per fare un aggiornamento che si riferisse a tutte e quattro le regioni che avevamo già analizzato precedentemente, cioè la Toscana, l'Emilia, l'Umbria e le Marche. E tutto è contenuto in questo volumetto ultimo, più recente, che anche questo si trova nel sito della Regione Toscana. E in questo volumetto c'è un elenco, ci sono delle tabelle dove tutti i comuni di queste quattro regioni sono catalogati con l'intensità massima attesa e tutte le altre cose che possono essere utili per chi eventualmente vuole sapere qual è il rischio reale che si corre in queste zone. Ecco, allora ho parlato un po' di come bisognerebbe tener conto delle priorità per andare a investire le risorse per eventuali piani di prevenzione. Tenuto conto che le carte di pericolosità andrebbero fatte in modo che da tenere con maggiore peso tutte le indicazioni che vengono dai cataloghi. E poi adesso vediamo un argomento che penso che, siccome questa sera ci sono molte persone che abitano da queste parti, penso che interessi molto sapere come siamo messi per la zona del Modenese. Allora, un'immagine che ci dà subito un'idea di qual è stata la storia, perché per sapere che pericolosità si corre in una zona non abbiamo altra possibilità, siccome non c'è nessuna teoria che ci fornisce questa informazione, l'unica informazione che abbiamo sono di quello che è successo in passato, sperando che i nostri predecessori ce l'abbiano raccontato in modo attendibile. E il risultato di questi cataloghi ci dice che in questa zona il terremoto che ha prodotto i maggiori danni è stato quello del 1501, che è stato classificato di intensità 9. Poi ci sono stati altri terremoti che hanno raggiunto l'intensità 8 nel 1855 e nel 1505, e poi
nel 1855 sono stati anche da 7,5, nel 1639, nel 1869, nel 2012 e poi da 7. Ma siccome quello che preoccupa di più è quello che è successo in quest'unico caso, nel 1501, uno potrebbe porsi la domanda se per caso quelli che hanno descritto i danni di quel particolare terremoto non abbiano un pochino esagerato, visto che è l'unica che c'è, non è mai più successo una cosa del genere. Quindi può darsi che sia stata la gente che si era molto impressionata, il che purtroppo, diciamo, non ci sono molte speranze che questa sia una spiegazione ragionevole. Perché? Perché i danni che ha prodotto quel terremoto, che sono riportate in un libro dedicato ai grossi terremoti del passato, dice che l'area è riportata, diciamo, più o meno per 4 località, che sono un po' troppe per pensare che siano tutte esagerate. Allora, l'area più colpita comprende alcuni paesi del territorio di Modena: Castelvetro, Maranello, Sassuolo, Montecibio, nei quali i danni furono gravi e diffusi e coinvolsero la maggior parte del patrimonio edilizio, con crolli e lesioni che resero inabitabili la maggior parte delle abitazioni. Danni meno gravi si ebbero a Modena e a Reggio Emilia, risentimenti sensibili a Bologna, Ferrara, Verona, Vicenza e Forlì, e così via. Allora, qui dice, le fonti quelle privilegiano ovviamente la descrizione dei danni nella città di Modena, dove caddero molti merli dai palazzi della città, causando la morte di 8 persone, che fa capire che anche danneggiamenti apparentemente secondari, come la caduta di infissi o camini o roba del genere, possa essere una cosa che è un po' fastidiosina. Quindi questo fatto qua rende un po' improbabile che ci sia stata un'esagerazione. E quindi purtroppo questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questa zona qua bisogna prevedere che ci sia la possibilità che si verifichi una cosa del genere, perché le faglie che hanno prodotto quel terremoto sono ancora lì e quindi in particolari condizioni potrebbero, anche se ovviamente il fatto che sia venuto una volta sola, si potrebbe sperare che o non si verifica più nel periodo che ci interessa, la nostra vita, o per altri motivi che... Però la cosa più ragionevole da fare è prendere in considerazione l'idea di mettersi in condizioni di attenuare gli effetti, soprattutto di cercare di portare quegli edifici che magari hanno delle debolezze strutturali a resistere alle sollecitazioni, in modo da non crollare. E questo non è una cosa fuori dal mondo, perché? Perché bisogna fare in modo che controllare che gli edifici abbiano i collegamenti delle pareti tra di loro e delle pareti con le coperture. E queste non sono cose che costano dei prezzi proibitivi. E poi, cioè, naturalmente per qualsiasi tipo di progetto bisogna consultare un ingegnere strutturista, perché ogni palazzo ha le sue debolezze, quindi ha fatto un progetto da parte di una persona competente. Però questo non vuol dire che, diciamo, la cosa sia molto complicata. In più bisogna considerare che le spese fatte per ristrutturazioni antisismiche è previsto che siano rimborsabili, cioè deducibili, che va dal 50% come minimo e arrivano fino all'85% se si riesce a dimostrare che con gli interventi fatti poi si è riusciti a far calare la pericolosità di 1-2 gradi della scala. Ma questo, diciamo, è una cosa che, cioè, capisco che le cose che vi dico sono meno rassicuranti rispetto a quelle che vengono dalla consultazione delle carte ufficiali, ma secondo me la gente va informata in modo corretto dei rischi che corre. Non si può meravigliare poi che le cose succedono
perché se è già successo una volta vuol dire che lì ci sono delle strutture che possono di nuovo attivarsi, e quindi bisogna provare a mettersi in sicurezza, se ci sono più tranquilli. Quindi questo fatto qua, allora, adoperando gli incentivi, e poi consideriamo un'altra cosa: può darsi che non sia chiusa la possibilità di attivare un piano di prevenzione nazionale serio, perché è una cosa talmente intelligente che bisogna sperare che i nostri politici prima o poi ci arrivino a una cosa di questo tipo, perché sarebbe assolutamente conveniente investire su questa sicurezza. Considerate che per i terremoti non abbiamo mica speso pochino, negli ultimi 30-40 anni si è speso circa 150 miliardi di equivalente euro per riparare i danni dei terremoti, e considerate che tutti questi quattrini non sono serviti a salvare una sola vita umana, perché sono stati fatti dopo. E quindi se in qualche modo si trovasse la strada per investire su cose di questo genere, sarebbe un impiego per i giovani, sarebbe un impiego per tante cose, e si calerebbe. Ovviamente la cosa sarebbe molto più efficace se si tenesse conto delle priorità, che vengono non da teorie strane, ma da evidenze che penso che tutti qui abbiate più o meno capito, che sono abbastanza concrete. E quindi se si riesce ad attivare questo tipo di piano nazionale, può anche darsi che i privati non debbano sostenere le spese, ma se ci sia un valido aiuto, che pure vengono più incentivate certe zone rispetto ad altre, quindi ci siano degli aiuti a fare queste messe in sicurezza. Allora, quindi l'ultima cosa che volevo dire era che a questo riguardo, qui volevo far vedere un po' che, adesso abbiamo già detto queste cose, qui sono le agevolazioni. Ecco, l'ultima cosa che andrebbe un po' considerata riguardo a quello, l'ultima cosa che stavo dicendo, è che un tentativo di fare qualche cosina per la prevenzione è stato fatto nel 2009, dopo il forte terremoto dell'Aquila. Questa tabella, che ovviamente non ci interessa molto nel suo insieme, ma voglio semplicemente far notare, qui ci sono riportati tutti i milioni di euro, cioè qui tutti i numeri, questi qui si riferiscono ai milioni di euro che sono stati assegnati alle varie regioni italiane. L'Abruzzo ha preso 57 milioni, la Basilicata 36, la Calabria 113, la Campania 108 e così via, e poi la Sicilia 111. Cioè, si può notare una cosa, che se uno va a fare la somma di quello che hanno ottenuto queste tre regioni meridionali, arriva circa a metà della cifra stanziata. Quindi tutte le altre regioni hanno ottenuto delle cifre molto parziali. Allora, come è stata decisa questa cosa qua? Con le solite considerazioni statistiche. Cioè, nessuno nega che la Sicilia, la Campania, la Calabria siano delle zone sismiche, perché ce lo dicono chiaramente i cataloghi, i terremoti passati. Ma sono delle zone sismiche con delle priorità attuali? Cioè, dal 2009, per esempio, in quelle zone non è successo niente di preoccupante. Tutti i grossi terremoti sono avvenuti nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. Se invece di dare tutti questi quattrini, che fra l'altro non mi risulta che siano stati adoperati molto efficacemente, avessero dati di più a delle altre regioni che hanno subito quei danni, magari avremmo salvato una vita umana in più. E quindi adesso stiamo ancora lavorando su questo settore, abbiamo dei contatti, cerchiamo di sensibilizzare le cose, ma il grosso risultato che bisognerebbe riuscire a ottenere è che le autorità accettino di fare dei confronti pubblici su queste cose, dove davanti a tutta la comunità scientifica, in modo che qualsiasi tipo di scelta che venga fatta, tipo questa, debba essere giustificata davanti a tutti, e non che venga fuori perché siete distribuiti così. Io non, sinceramente non lo so che ha deciso precisamente. Quindi
ci deve essere trasparenza in queste decisioni che riguardano tutta la comunità italiana. E con questo diciamo che finisco un po' la chiacchierata sui terremoti. Se c'è qualcuno che ovviamente, visto che uno pensa sempre di essere chiaro, ma poi le cose capita che uno si illude di essere chiaro, se ci sono delle cose che possono essere chiarite, siamo qua. Sembra che funzioni da sé. Allora, buonasera. Ho fatto una domanda, chiedevo il tipo di terreno che c'è ha influenza sui terremoti, lo spiego, perché io vengo dal centro, noi ci raccontavano che dove c'è la roccia molto pericolosa, noi creavamo un bel terreno soffice, poteva stare relativamente tranquillo, poi invece non è successo, quindi il terreno ha un qualcosa? Sì, conta molto. Allora, questo qui è un problema su cui io non ho detto niente perché cioè bisognerebbe fare un discorso a parte. Ah, magari parlo per quello? Vabbè, cerco di non fare più terremoti virtuali. Va bene, no, cioè questa cosa qui che sta dicendo il Signore è molto interessante ed è oggetto di molte attività che sono fatte da tutte le regioni italiane che si chiama microzonazione. E in che cosa consiste? Nel capire che tipo di struttura c'è sotto ogni zona. Cioè un comune ha tutto un certo territorio che deve amministrare e sotto ogni zona del suo territorio deve sapere che tipo di struttura c'è. Per esempio, se c'è una casa che è appoggiata, che è costruita sulla roccia viva, con un terremoto che viene dal di sotto, la fa vibrare, ma non ci sono amplificazioni delle onde sismiche. Se invece la stessa casa è costruita su un bacino sedimentario, che può avere spessori differenti e che spessore conta anche quello, allora parte dell'energia sismica viene intrappolata da questo strato che vibra in più, cioè vibra di più rispetto all'energia con cui arriva il terremoto e quindi può amplificare i danni che questo terremoto ha prodotto sulla casettina che è sul cucuzzolo della montagna. E quindi è fondamentale conoscere le caratteristiche strutturali di tutte le zone su cui ci sono delle abitazioni. Quindi in tutte le regioni e in tutte le parti d'Italia si stanno portando avanti studi di questo settore e anche la Regione Emilia, nel sito della Regione Emilia ci sono tutti i risultati di queste indagini con i risultati e quindi con la pericolosità che aumenta, di quanto aumenta rispetto ad un terreno che non sia sedimentario. Libero. Ah, c'è il telefono. Io vengo da Mirandola. Io vengo da Mirandola e quindi il terremoto che abbiamo vissuto sia quello del 20 maggio che del 29. L'area non era solo ferrarese, quindi era anche un'area nord Modena, nord provincia di Modena. Infatti il primo era proprio sul confine con il ferrarese, il secondo quello del 29 che era 5-8 con una spinta 90% della 90% G, quindi quello che è aperto, i capannoni naturalmente erano tutti liberi e quindi c'è stato poi il numero maggiore di morte da un mio amico ingegnere che era in ispezione, quindi lui gli aveva sconsigliato e lui ci è andato lo stesso, perché poi da noi nessuno, le attività hanno continuato, cioè tra il 20 e il 29 tutti hanno continuato a lavorare, ha fatto tenso tutto, tanto vale che il 2023 ha avuto una fatturazione superiore a quella dell'anno precedente. Fatti il discorso del terreno, noi ci dicevano, ma tanto siete in un cuscinetto che ammortizza tutto. C'è una responsabilità politica in questo caso, perché hanno, diciamo, pur sapendo il problema problema che si correva di un'area sismica, anche se non quelle più gravi, però
hanno così fatto correre la carta. Infatti dopo il terremoto c'è stata una serie di convegni a Mirandola che sono venuti anche tutta la costruzione, c'è il Zanier Maniero che è uno di quelli che aveva preparato le carte, poi con qualche contatto a livello regionale dicevano sì, ma forse se noi l'avessimo dichiarata sismica i costi di allevamento dei fabbricati, bisognava trovare finanziamenti, non tanto alla fine, il primo, quello più pericoloso è di 500 anni prima, quindi si è giocato un po' su questo fattore. C'è da dire che le case, come la mia, che è il primo corpo del 1911, avevano una volta i muratori, che non erano quelli attuali, che non sono quelli italiani, mettevano le catene e infatti casa del primo corpo 1911 non ha fatto niente. Il secondo corpo ha fatto qualcosa, però era in classe B, cioè, e che vuol dire che era quella meno danneggiata pur avendo una certa. Poi negli anni 60, quando facevano i controsoffittatura non usavano quella cosa orrenda che è il grattogesso che si usa regolarmente, altamente pericoloso, ma usavano una specie di gabbie, puntrelline in ferro, ancorate al muro, ancorate ai travetti, poi mettevano i tavelloni e venivano intonacati. Infatti a casa mia ha fatto così, non è successo. Infatti è andato in furba. Il teatro nuovo di Milano, 1905, costruito praticamente, il progetto è stato fatto con lui, ma l'ingegnere non è mai venuto, chi dirigeva i lavori era un capomastro e ha fatto tutte le cabriate, ha fatto mettere cabriate in ghisa e poi tutto vincolato con della rete metallica e non è imploso, per l'anno del 1905, quindi senza direzione lavori. Noi abbiamo avuto questa esperienza, sì. In effetti ci fosse stata quell'attenzione che dopo c'è stata in tempi successivi con la ricostruzione, sì, sarebbero evitati i morti, non sono stati, ci sono stati 29 morti, i primi 4 con la scossa del 20, i secondi, ma perché hanno continuato a lavorare, perché hanno cominciato subito, appena il 20, il 21 stavano già ristrutturando. Insomma, se c'erano i capannoni che erano bloccati, esatto, potevano continuare a lavorare. Però i capannoni erano tutti liberi. Tutti liberi. Quello è il problema. Sì. Non è accettabile che in Val Padana, cioè non è che fossero in Africa orientale, cioè in una tribù, cioè, lì è proprio responsabilità politica della regione, devo avere il coraggio di dire, non hanno accettato i suggerimenti, le sollecitazioni che venivano dai tecnici, loro hanno detto lasciavano la costruzione, infatti c'erano tutti questi gabbiati che si appoggiavano e basta, anche appoggiare il corpo. Sì, ma se viene adesso il terremoto non si vede. Cioè adesso tutti legati, poi mi ricordo una battuta di un professore di scienza e costruzione, perché qualcuno ha messo tutti i nastri, diciamo, di fibre di carbonio. Lui ha detto no, vanno benissimo, ma vanno benissimo soprattutto per chi li vende, perché costano moltissimo. Dice basterebbe mettere, come ha fatto a casa mia, delle reti in acciaio, in ferro duce, vincolati, il ferro duce è quello che si presta meglio, però ha un problema, che costa poco. Costa poco, quindi no, è un vantaggio solo per la gente questo, purtroppo, sì. Loro ci guadagnano poco. Da punti i capannoni sono tutti ripartiti praticamente, sì, nel giro di pochissimo. Adesso è una corallina così nazionale, è che a livello nazionale quando si fa il terremoto, in generale il terremoto del nord, del nostro terremoto, non ne parlano quasi mai, preferiscono. Sì, ma è molto imbarazzante, infatti ho avuto molte sollecitazioni a non sollevare questo problema. Ma io non mi interessa molto. Sono d'accordo che la responsabilità politica, l'impressione qua da noi che ci fosse la passata ferrarese, qualcuno non lo sapeva nessuno. Io mi ricordo, sono andato nella Bassa, la passata ferrarese si sapeva che, insomma, se ne parlava da anni, ma quasi nemmeno, no? Cioè non lo sapeva nessuno. Che ci fosse la dorsale ferrarese, cioè a livello pubblico adesso, naturalmente ignorato completamente dai politici, ignorato
non sembra che ci sia stata la divulgazione, lei ha fatto anche una divulgazione stasera, ma non c'è mai stata la divulgazione. No, diciamo, in tutti i testi ci sono, forse meglio senza non c'è stata nessuna divulgazione, cioè la popolazione, questa cosa, cioè i capannoni non erano legati, è successa perché nessuno sapeva niente, non è mai stato fatto un accenno. Dopo il terremoto, poi l'università ha fatto alcuni incontri, io prima... cioè, la dorsale ferrarese è una caratteristica del sottosuolo dovuto al fatto che sotto la lampadana ci sono le polpazzine sepolte della catena appenninica e fra queste c'è la dorsale ferrarese, ma voglio dire, l'idea, la preoccupazione che quella zona lì possa avere un terremoto che fa staccare i montanti dalle coperture, ma sì, ma è ingiustificato, se basta guardare la storia sismica. Ho capito, no? Dico bene, queste cose hanno dei limiti, però la parte politica c'era la necessità di generare il problema per evitare il problema, di fare i costi, sì. La parte, però nessun altro, cioè proprio una curiosità su Modena, perché Modena, non so se lei conosce l'intervallo di tempo che può venire. Io ho letto dell'interpretazione nel senso che quando c'è una zona compressiva, come abbiamo da noi, c'è un intervallo su diversi 2000 anni, una cosa del genere, tra mentre le zone. Però, ho capito una cosa. Perché questo deriva dal fatto che l'ultima romana, quando è stata scavata nel 800, sono stati trovati. Le interpretazioni sono sempre state. Sì, pari terremoti. Certo. O altrimenti anche se in epoca romana un degibio, avete col precedente quello del 1500 con una grande eruzione, un disastro, in degibio. Ma questa qui è una cosa ragionevole questa qua, cioè nelle zone dove c'è deformazione compressiva, come quelle sotto la lampadana, hanno dei tempi di ritorno un po' più lunghi di quelle che sono distensive, quelle che la maggior parte di quelle che ci sono una catena appenninica. Questo è ragionevole anche dal punto di vista meccanico, ma questo non serve a niente. Cioè tutte queste pubblicazioni, io so a che articolo si riferisce. Cosa servono? Semplicemente uno guarda il catalogo, il terremoto che c'è stato in lampadari in precedenza, avevano prodotto delle cose quel genere lì. E quindi come si fa a pensare che con un terremoto di 8 come è stato, che con effetti di 8 sia a Modena che a Piacenza, di quello grosso che c'è stato in Valpadana nel 2017, quello grosso che è nella zona compresa del Veronese. E lì ci sono già stati i terremoti che hanno prodotto danni di quel tipo lì. Quindi come si fa a pensare che la gente può stare tranquilla? Io addirittura, guardi, sono degli alti funzionari che andavano in giro, in conferenze, a dire al massimo in questa zona cade qualche tegola, non faccio nomi ovviamente, per cui cioè, la sensazione che lì non fosse necessario spendere dei quotidiani, anche se erano 10.000 euro per mettere in sicurezza un capannone, potevano essere inutili, cioè, perché non ti comprano il 16, invece che... E quindi c'è questa sensibilità, noi adesso qui stiamo facendo un sacco di fatica, perché con la regione toscana che c'era la gente con delle orecchie super aperte, addirittura pensate che la regione toscana è riuscita a fare una cosa che è abbastanza strana per degli amministratori, ha impiegato le risorse per la ristrutturazione di prevenzione edilizia antisismica in certe zone piuttosto che in altre, adoperando le priorità che gli abbiamo suggerito. E questo non ci ha guadagnato per niente in popolarità, perché ha ricevuto delle grosse lamentele da parte di chi era stato escluso. Ma poi, siccome le ragioni e tutte le prove di questa decisione, di questa priorità, sono estremamente trasparenti e le conoscono tutti, poi la cosa è stata accettata. E la regione toscana si è presa questa responsabilità. Ha investito più quattrini in certe zone che si ritengono più esposte
e che ci sono molti motivi, ma estremamente chiari, che possono essere capiti da tutti, e che li ha adoperati per fare, cioè, pensando che anche se aveva un po' di impopolarità, quindi magari perdeva anche qualche voto nelle elezioni che ci sono ogni tanto, era lo stesso un'operazione che era così, poteva salvare anche delle vite umane, perché se i quattrini li adoperano in quella donna lì che ha già subito, adesso senza fare i nomi, perché sennò sembra... Vabbè, comunque sì, no, le sue considerazioni sono molto interessanti, perché per dire, cioè, il punto è sempre quello, cioè che non c'era sensibilità sufficiente per evitare certe cose. Altre domande? Devo aggiungere, scusa, qualcosa che è quasi folcloristico. Dovevano fare un serbatoio di gas, qualcuno lo sa, arrivava. Allora a un certo punto era il luogo comune era che era stato il carotaggio con le piccole micro esplosioni che aveva provocato i terremoti. E i terremoti non sempre attribuire la colpa a qualcosa. A Lisbona era Dio che puniva i peccatori e noi erano le micro esplosioni. Questo perché tutti erano convinti che era impossibile che ci fosse un terremoto, quindi doveva essere stato poi il carotaggio. Sì, ma erano carotaggi, erano cose ridicole. Aiuta, vengo le bolle. Allora, consideri che i terremoti avvengono a profondità generalmente dai 2, 3 ai 10, 15, 20 km. E quindi a quelle profondità ci sono delle pressioni che l'acqua è presente molto difficilmente. Però, cioè per esempio, l'idea nel mondo che ci siano dei terremoti indotti, perché c'è questo problema, no? Discusso a livello mondiale, e cioè che quando ci sono degli sfruttamenti di fluidi geotermici che poi vengono rimessi dopo essere stati sfruttati, possono andare a lubrificare delle faglie e quindi rendere i terremoti più probabili. E ci sono delle prove che in certi casi certi terremoti non molto disastrosi, che però sono avvenuti, che possono essere imputati, per cui l'effetto dell'acqua dal punto di vista meccanico sarebbe quello di rendere più piccolo l'attrito, e quindi siccome i terremoti sono degli scorrimenti lungo delle faglie, se c'è meno attrito è più facile lo scorrimento. Però alle profondità a cui avvengono generalmente i terremoti tettonici, è probabile che ci sia una grossa quantità di acqua. Prego. Una curiosità, sì. Qual è la tecnica, le macchine, gli strumenti che usano per rilevare in qualunque posto tutte le più piccole scosse? Cosa c'è? Ogni 10 metri c'è una sonda? No, faccio un esempio, che non so. Allora, questa è la rete sismica italiana, cioè l'Istituto Nazionale di Geofisica, che riceve un sacco di quattrini, ha organizzato, cioè da molti anni, cioè è circa dal 1900 che ci sono degli strumenti sismici, perché prima del... Ci arrivo. E prima di questa data tutto quello che c'è stato di terremoti è per quello che raccontava la gente. Da quando sono stati messi gli strumenti c'è una possibilità in più, perché cosa fa lo strumento? In un sismogramma, cioè lo strumento è una cosa che registra le oscillazioni del terreno, e in questi sismogrammi, cioè in queste registrazioni delle onde che sono arrivate, si riesce a capire da dove è partita. Ma per farlo ci vogliono più di una stazione, ce ne vogliono minimo 3, e poi per farlo con una certa precisione, più ci sono e meglio è. E quando succede un terremoto, cosa succede? Che l'Istituto Nazionale di Geofisica, che ha un certo numero di stazioni sismiche, ma ne ha 200 in tutto il territorio italiano, ce ne sono distribuite dappertutto, però con tutti i tempi di arrivo delle onde in tutte queste stazioni riesce a capire con molta precisione da dove partite. Perché le onde sismiche ci mettono un certo tempo, dalla sorgente fino alla stazione di registrazione, e sfruttando, cioè non è semplicissimo, però è una cosa che si può fare molto semplicemente,
si riesce a capire il terremoto, da dove è partito, a che distanza è, che profondità è. Ogni quanti chilometri si può dire? Ci sarà cioè dipende dalle zone, ovviamente, non è che ci sia la copertura di fuori, però 30-40 chilometri è una dimensione. Non capire sia la profondità. Sì, tutto, cioè, tutti i parametri del terremoto. Sì, bisogna anche misurare il tempo e vedere la sincronizzare, vedere la distanza. Sì, ci sono. Ci riesce anche a se non lo avesse. Sì, sì, infatti, ci sono tante cose, cioè, si riesce a sapere anche la faglia come è messa, cioè se è una faglia verticale, se è orizzontale, perché ovviamente studiando tutte le caratteristiche dei sismogrammi, cioè la sismologia è una tecnica che è abbastanza, ma solo che purtroppo, cioè all'Istituto della Terra e Geofisica sono bravissimi a fare queste cose, ma sanno tutto quello che bisogna sapere dopo che è venuto il terremoto. E che è una cosa importante, perché viene pubblicato, consolidare, capire i prossimi terremoti, ma non serve, non hanno delle competenze sufficienti a capire come i terremoti vengono generati e che collegamento c'è tra i terremoti e la posizione delle prossime scosse. L'ultima cosa, c'è una notizia che è stata detta, è stato volutamente ridotto il grado di scossa perché sotto un certo limite lo Stato non avrebbe toccato le spese. Ma no. Sopra invece. No. Sono quelle. Cioè, fake. Gli addetti ai lavori. C'è il rischio che riducano volutamente l'entità della cosa. Io su questo non posso pronunciare perché fra l'altro è una cosa da. No. È truffaldina. Se si trova qualcuno che fa veramente così, va denunciato. Perché è una truffa, no. Toglie dei soldi a delle persone, quindi, però ci sono delle accuse, ci sono delle contraccuse, delle smentite. No, ma hanno messo in giro certe frasi, ma in effetti sì. È stato rimborsato il 100%, è chiaro che ci dovevano essere degli elementi che potevano darti rimborso, ma non che ci fosse la famosa no 5-8 sotto 6, sì, ce ne sono circolate tantissime. No, ci sono delle condizioni, Certo. Per cui non è la favola la cosa. Che venga fatta realmente, siccome ci sono tanti addetti dentro gli NGV, quindi che uno faccia una cosuccia che poi se lo venga a sapere, quindi è un po' improbabile, però. No, ma il rimborso è stato al 100%, prima l'80 col governo Monti, poi c'è stata una sollevazione, più che altro era diciamo, la disposizione che era abbastanza penalizzante, perché nella prima versione, siccome operavano due istituti, che era la Cassa Depositi e Prestiti e la banca di riferimento. E allora cosa succedeva? Che se questo meccanismo di collegamento per coprire le spese si interrompeva per tanti motivi, compreso quello della banca che poteva fallire, allora doveva rispondere delle spese il proprietario. E se il proprietario moriva sull'asse ereditario di 24 anni i figli. Siccome questa cosa qui subito a livello amministrativo locale erano un po' negavano, però io mi ricordo che è stato uno dei primi a leggerla la cosa, è successo che qualche consigliere comunale l'ha tirato fuori, dopodiché c'è stata una sollevazione e hanno fatto retromarce e hanno coperto il 100%. Una cosa che ho capito stasera è che in realtà sono tutti correlati, cioè visto questo è un grande episodio, invece leggevo comunque mi pareva di capire che alcuni sismologi dicevano questo terremoto non è in relazione con quest'altro, mi pare di capire che non sia del tutto vero questo, magari lo è a livello locale. Forse che certo. Perché facevo una considerazione all'epoca nel 2012 io lavoravo in Biper e ci occupavamo proprio nel mio ufficio del sisma, vedevamo che c'era una migrazione da Ferrara verso Reggio, poi a un certo punto vedevo che insomma secondo me doveva fermarsi perché in precedenza ci fu quello di Correggio nel 92-90, adesso mi ricordo, e scrissi anche gli NGV, ma è presumibile pensare che ci possa essere un caso, allora loro mi dissero può essere perché magari lì è più assestato e quindi potrebbe. È vero una cosa del genere? Magari quindi a livello locale ci possono essere correlazioni di questo tipo oppure allora, sono cioè, bisogna sapere com'è la struttura
storico-strutturali della droga, perché sennò altrimenti sono sempre delle ipotesi, perché non è che uno possa avere delle sicurezze, ma che ci siano dei collegamenti tra i terremoti, su questo qui è talmente dimostrabile che è impossibile da negare. Per esempio, nel 1915 c'è stato un grosso terremoto ad Avezzano, di magnitudo 7, che ha fatto più di 30.000 morti. Allora, quello lì è una cosa che ha messo in moto tutta una deformazione della penisola settentrionale, che noi abbiamo già dimostrato in tanti altri modi, con evidenze geologiche, che ha messo sotto pressione tutto l'Appennino. Pensate che in 5 anni ha prodotto delle scosse, prima nel Riminese e poi dopo nell'Alta Val Tiberina, cioè nel Riminese nel 1916, cioè l'anno dopo, nell'Alta Val Tiberina nel 17, nel Forlivese nel 18, nel Mugello nel 19, nella Garfagnana nel 20. Cioè una zona che subisse dei terremoti una volta ogni 20 anni in media, se vuole vedere la storia sismica. Dopo questo grosso terremoto qua, ha subito tutta una serie di fratturazioni. Perché? Perché ci sono dei collegamenti tettonici e si riesce a dimostrare non solo perché sono avvenuti questi qua, ma anche perché sono avvenuti a distanza di tanto tempo, perché ci sono l'energia dei terremoti si propaga e si riesce a simulare con degli algoritmi particolari e si riesce a simulare la propagazione, e quindi quando arriva il massimo valore di deformazione in una zona, e quello è anche il momento più probabile che vengono riscosse. Quindi ci sono delle cose che adesso ovviamente qua non si possono dire, ma che se uno è interessato ci sono dei colleghi. Poi tra gli Appennini meridionali e i Dinardi meridionali ci sono 200 anni pieni di terremoti che dopo un più grosso terremoto da una parte sono di terremoti dall'altra. La Calabria è collegata con le linee settentrionali, ma con delle liste di terremoti che c'è un terremoto, l'anno dopo c'è dall'altra parte, terremoto dall'altra parte, cioè delle correlazioni estremamente significative. Quindi c'è figlio del terremoto di Messina, più o meno. Sì, il terremoto di Messina è collegato, cioè prima dei terremoti del 1905 e del 1908, in Calabria praticamente, c'è stata tutta un'attivazione di strutture che rendono più facile la disgregazione della Calabria. E questo è successo mica solo in quel caso lì, ma in tanti altri casi, in 400 anni è successo un sacco di volte. E quindi, cioè, non è che tutti i terremoti sono collegati tra loro. Dipende se le strutture a cui appartengono questi terremoti sono collegate tra loro. Cioè, quindi, cioè, non è che il discorso dice uno, i terremoti sono collegati, no? Cioè, per capire come sono collegati bisogna masticare tanta roba. Noi abbiamo fatto più di 50 anni a cercare tutte le pubblicazioni e a studiare come era fatta la cosa, quindi non è che ci abbiamo messo due secondi. Cioè, bisogna studiare parecchio e capire cosa c'è dietro. Le due domande erano molto veloci. Sì. Prima è stata vedere una tabella dove faceva vedere l'accelerazione, no? Sì. Ecco, ma in quella tabella ci sta anche la direzione, cioè l'accelerazione in senso verticale, in senso non ci ha fatto caso. Ok, la seconda domanda invece forse è più lunga. I campi flegrei. Ne parlano in continuazione, che si sta alzando, fanno delle simulazioni per far scappare via la gente, ma in effetti per proteggere questa gente c'è qualcosa che si è attivato oppure aspettiamo in conto? Diciamo che per proteggere la gente ci sono dei controlli di monitoraggio dell'attività sismica, quindi sono molto forti, e anche delle aumenti di temperatura, di tutti i parametri di quella zona, che dovrebbero avvisare se c'è un comportamento anomalo, e quindi anche con un certo anticipo, perché lì ci sono i sollevamenti, ci sono l'attività sismica, aumenta di mezzo metro, anche di più, lì è una zona che quando si gonfia parecchio, però l'ultima volta si è gonfiata e poi si è sgonfiata, però cioè, non hanno ancora capito bene che collegamento c'è, però sono in grado di dire, bene, questo è un periodo in cui se uno vuole fare una gita la domenica è meglio che vada a fare una bella gita al mare, no, cioè dal mare, ma dall'altra parte piuttosto che... E quindi cioè, sono in grado di lanciare degli allarmi, ma non di capire cosa sta succedendo, però quando è più probabile che possa succedere qualcosa si riesce un pochino a riconoscere. Bene, altre domande?
Sì. Non c'è nessun sintomo, nessun avvertimento anche pochi minuti prima della, della scossa di terremoto. Animali che hanno fatto. Sì, sì. Gli animali è molto probabile che, però tutte queste cose che si chiamano precursori esistono, perché anche nel caso dell'Aquila, che c'è stato il famoso ricercatore che aveva misurato il livello del radon, ecco, lì è una cosa reale, non è che sia una cosa fuori dal mondo, cioè è un gas naturale che si concentra in modo molto più sostanzioso dove ci sono delle deformazioni che fratturano le rocce, quindi permettono una uscita un pochino più abbondante di queste cose. E però c'è un grosso problema, che ci sono moltissimi casi in cui questi precursori, cioè l'aumento di radon, non ha preceduto niente. E quindi come si fa? Cioè uno danza l'allarme, si svuota la città, cioè, basta. No, poverino, se lui aveva delle ragioni con questo radon e la gente accetta che questo sia un precursore ragionevole, lui ha dato il suo contributo. Poi se il sindaco o l'imperatore ha deciso di vuotare la città, dopo sono cavoli suoi, però la gente dopo tre giorni che vive fuori dice io avrei un po' freddino, e allora insomma è un problema un po' complicato, cioè perché ci sono un sacco di precursori come gli animali. Gli animali sicuramente hanno delle percezioni che sono superiori alle nostre in termini di frequenze e altre cose, però se uno capita che ha delle galline tranquille che non fanno mai niente, e allora insomma. La domanda che concerne questo, sempre questo argomento qua, ma almeno in teoria, se con le antenne o con gli accelerometri sparsi, 200 accelerometri in giro per l'Italia, fossimo in grado di vedere il terremoto in maniera chiara, sentendolo strumentalmente, trasmettendo l'informazione tramite un'app, tramite un segnale comunque che va alla velocità della luce, dovrebbe andare molto più veloce dell'onda sismica che dovrebbe viaggiare, immagino, oltre di grandezza Mach 1 e Mach N. Quindi, per quelli che sono lì, ovviamente non c'è differenza, ma per uno che si trova a 30-40 km di distanza, gli arriva il segnale magari 30-40 secondi prima, che magari non salva la vita, però ma in certi casi magari fa differenza. Su questa cosa qua sfruttano una cosa molto semplice. Cioè che da ogni terremoto partono vari tipi di onde. Ci sono onde compressionali, che si chiamano onde P, che sono più veloci delle onde trasversali di tipo S. E nel senso che hanno una velocità quasi doppia rispetto alle S. E quindi quando arriva l'onda P, in un certo istante, si sa che le onde S e anche le onde superficiali che seguono, che sono ancora più lente, quando arriveranno quelle che sono quelle più distruttive di solito, c'è un po' di tempo e questa differenza tra l'arrivo delle onde, delle prime onde, diciamo, e delle seconde più distruttive, ci sono un tot di secondi a seconda della distanza, ovviamente, perché più la distanza è lunga e più la differenza di tempo tra i vari tipi di onde è aumentata. E siccome si possono sfruttare queste cose per fermare impianti nucleari, per fermare treni in corsa, vengono già operate in Giappone, si chiama early warning, che vuol dire precursore, diciamo. Ma che soprattutto viene anche un'app alle persone per fare early warning alle persone. Però è un po' complicatino, cioè, innanzitutto lei è partito da un'affermazione che dice si può registrare il terremoto, in che senso? Cioè, è un'espressione un po' vaga, insomma. Cioè, il terremoto può essere preso come l'arrivo delle prime onde, cioè uno è quello che lo viene a sapere, ma a parte il fatto che dipende il terremoto, che profondità è, da dove viene, cioè se lei sente un terremoto immediatamente non sa mica dov'è, cioè se uno si sente traballare dice oh guarda questo chi viene da Ferrara, magari un camion che è passato nella fase di frode, ci vuole un bel camion, è molto vicino, sì, no, comunque l'idea sua è buona, è già stata sfruttata, cioè, per come si può. Ed è una cosa che è in atto, Cioè in Giappone è adoperata questa cosa, per fare cose molto importanti, ovviamente. Cioè, addirittura ci sono delle ditte che mettono in commercio
degli apparecchi che salvano la vita, che è una cosa da fedina pedana, che dicono che salva la vita. Ma come farà a salvare la vita? Cioè, se non sfrutta questa cosa qua della differenza, ma se uno mi dice guarda tra 20 secondi sono terremoto, tipo, dove ho messo il portafoglio? Cioè, non è che sia una cosina facile da sfruttare. Lo usano un po' con lo tsunami, questo, no? Ah beh, con lo tsunami poi ancora più semplice, lo tsunami ha delle velocità molto lente, cioè dipende dov'è il terremoto, ma potrebbe darsi che c'è anche qualche ora di tempo per andare a abitare più in alto, insomma. Comunque no, quello è più semplice, il terremoto è un po' più complicato. Quello dell'acqua che bolle sì, si è verificato, cioè mia moglie se vi si è trovate nel lavello che erano ospiti di amici. E l'acqua diceva cosa succede, ha cominciato a gorgogliare, ma era già in fase il terremoto quel momento. Vabbè, ci possono essere dei fenomeni precursori, cioè, che fanno parte di quello che abbiamo detto prima. Perché tra i fenomeni precursori ci sono i sollevamenti del terreno. Cioè molti terremoti sono stati registrati proprio dei sollevamenti del terreno molto anomali, che hanno preceduto la scossa. Perché il terremoto cos'è? È una crisi che si sviluppa a un certo punto critico di deformazione, e quindi il terreno si deforma e poi si spacca, ma mentre si deforma uno può trovare il modo di misurare che si sta deformando in modo anomalo, e quindi ci sono tante possibilità che però dal punto di vista pratico è stato dimostrato nel mondo, ormai hanno perso la speranza. E la pan persa anche gli americani e i giapponesi, che della gente che ci ha messo un sacco di quattrini e un sacco di impegni su queste cose. Altre domande? Come è stato fatto per l'asiatico, i nostri mari, sarà così per tutto il mondo, cioè chi studia una parte, chi studia un'altra, chi studia un'altra. Ah beh, certo. Se no, i giapponesi hanno già abbastanza da lavorare, perché loro hanno i terremoti da 9, da 9, cioè che ce li hanno proprio sotto i piedi. Il fatto che l'uomo estrae tanto petrolio, non, vabbè che poi il vuoto che lascia il petrolio si riempie poi con l'elato, no? Non escono dei vuoti su terra che potrebbero colassare. Può succedere di tutto, ma difatti quella cosa che qualcuno ha citato prima, che dovevano fare quelle serbatoio, arrivare. Quello lì, fra l'altro, io ho fatto una relazione proprio per dire che secondo me quella lì era una roba che è impossibile pensare che fosse libera da terremoti, perché vuol dire un serbatoio sterile, quello era un serbatoio in cui c'era dell'acqua e veniva svuotata per riempirla, cioè non veniva svuotata, veniva aggiunto del gas e che andava dentro in pressione, e però che aumentava moltissimo la pressione di questa roba. Se viene un terremoto, che tutto questo gas in questo deposito sotterraneo poi trova il modo di uscire, c'è la gente che si respira dell'aria buona, e quindi era molto pericolosa la cosa. Invece molti scienziati che erano un po' implicati, insomma, avevano qualche dubbio, interesse nel dire che non c'era molto pericolo. Vabbè, comunque, no, per dire che queste cose dei serbatoi sotterranei sono delle cose. Io volevo concludere questa serata prima di tutto ringraziando Enzo, è stato veramente interessante la tua cosa. Io è la prima volta che parliamo di questo argomento, no? E sono venute fuori, io so molte cose di più di quanto è venuto Rosetta, perché parlavo di una cosa che studiamo già da anni, novità, sì, ma dette da uno, da una persona competente. Con te invece proprio ho imparato un sacco di cose che abbiamo visto. E questo è lo scopo delle nostre serate. Ma questo è grazie a te. No, grazie. Stai a te. Grazie a te. Impegnandoti seriamente e molto meritoriamente nell'allargare gli interessi delle persone. Io penso che un applauso. Ospitalità. Grazie. Sì, sarà meglio che...